Ben ritrovati. Andiamo subito a Cagliari. L'area degradata a San Paolo sarà infatti presto un parco urbano con 7.000 nuove piante. Il progetto di forestazione realizzato dalla città metropolitana ha preso il via ed è stato illustrato oggi dal sindaco Truzzo e dal consigliere Umberto Ticca. C'era Mauro Loddo di UTG. Un nuovo polo verde alle porte di Cagliari. Nell'area serrata a ridosso di via San Paolo, ora bonificata da rifiuti e discariche, nascerà una piccola foresta con circa 7.000 tra piante e alberi. Questa è una delle zone di accesso alla città, era una zona totalmente degradata, un luogo di abbandono di rifiuti, l'abbiamo bonificata recuperando per ora 5 tonnellate di rifiuti. Stiamo piantando le prime piante, sono state piantate quasi 3.000. E l'obiettivo è quello di arrivare a piantumarne fino a 7.000, trasformando l'area in un vero e proprio spazio verde, che diventi una delle porte d'ingresso verdi della città e che sia anche fruibile ai cittadini. Qui si tratta di fatto di intervenire su un'area degradata, provando a dare un duplice obiettivo, e cioè da un lato quello di riqualificare dal punto di vista ambientale, quindi migliorare tutta la situazione ambientale di questa zona, e dall'altro anche quello di migliorare a livello di impatto visivo una delle porte di accesso della città. Nell'area bonificata, grande quasi 5 ettari, sono stati raccolti 5 tonnellate di rifiuti. Le azioni di riqualificazione dell'area di via San Paolo hanno aperto la strada a ulteriori interventi previsti come città metropolitana di Cagliari, rilevanti sotto i profili della rigenerazione ambientale e urbana. Con questo duplice obiettivo interverremo su quest'area andando a piantumare circa 7.000 tra piante e alberi, che speriamo di concludere l'intervento e poi che possa finalmente modificare questa porta di accesso della città e vedere un po' di verde quando si entra a Cagliari. E adesso andiamo a Sassari, dove sta per prendere il via l'istituzione delle cosiddette zone 30, nelle quali il limite di velocità per le auto sarà di 30 km orari. Per questo da oggi in Viale Italia sono stati rimossi i paletti che delimitavano la pista ciclabile rispetto alla carreggiata riservata alle automobili. Gli interventi riguarderanno poi Corso Angioi, Viale Mancini, Via De Feno e Via Amendola. L'idea è quella di disincentivare il più possibile l'utilizzo delle macchine, agevolando gli spostamenti a piedi e in bicicletta. Le zone 30 in tutto saranno 6. Il secondo intervento, da subito operativo, sarà tra via Budapest e via Rockefeller, mentre le altre 4 sono previste nella zona ottocentesca e in quella degli ospedali. Il mondo della musica è in lutto per la morte di Francesco Pilu dei Corda Secannas. Era originario di Olbia, viveva e poi lavorava a Padru, polistrumentista. Sul palco suonava l'armonica, le launeddas, sussolitu e anche l'organetto. La notizia si è sparsa in tutta l'isola e sono davvero tanti i messaggi di cordoglio nei quali tutti esprimono grande dolore per questo addio. Dendita musitiru baedu, un trincinedu orsi sintindia, si dera veno costino sapia. Un trincinedu orsi sintindia, si dera veno costino sapia. I funerali si terranno domani a Olbia, nella parrocchia di Sant'Ignazio d'Alacconi, alle 16. Bilancio estremamente positivo per il Festival To Be in Jazz, i concerti aperitivo. L'iniziativa ha animato le domeniche sassaresi per tutto il mese di dicembre, riempiendo lo storico Teatro Verdi ad ogni appuntamento. Manuela Muzzu. Non ha deluso le aspettative, anzi ha catalizzato tutto l'entusiasmo del pubblico che per ogni appuntamento ha affollato il Teatro Verdi di Sassari. Si è confermata una delle manifestazioni più attese delle festività natalizie sassaresi, il Festival To Be in Jazz, i concerti aperitivo, organizzato dall'Associazione Blu Note Orchestra in collaborazione con la cooperativa Teatro e O Musica. Tre nuove produzioni, scritte e arrangiate appositamente per l'OJS, e il doppio concerto
natalizio hanno portato sul palco artisti di fama internazionale con omaggi a musicisti e album che hanno fatto la storia del jazz. Dalla coinvolgente e tormentata arte del sassofonista americano Art Pepper negli arrangiamenti di Gabriele Comeglio allo spettacolo dedicato all'immensa Joni Mitchell scritto da Michele Corcella con la voce di Erika Mu, passando per il viaggio musicale di Edei in Barcellona, progetto di Duccio Bertini e Susanna Scheiman. E poi il gran finale con il Natale in Swing, un grande classico delle feste con l'orchestra jazz della Sardegna Laboratori, affiancata dal coro della Polifonica Santa Cecilia e l'intensa voce solista di Dennis Gay. Grazie alla collaborazione con il Museo del Vino Enoteca di Berchidda, To Be in Jazz ha potuto ritrovare il gusto della convivialità con gli aperitivi organizzati a fine spettacolo, ma soprattutto, dopo la pausa forzata causata dalla pandemia, quello di suonare dal vivo, linfa vitale della formazione attiva da oltre 30 anni. Fare musica dal vivo è la cosa più importante, quindi avere proprio il contatto con il pubblico che applaude, che respira insieme alla musica è la cosa fondamentale, per cui insomma questo momento è troppo importante per la musica in generale, per la nostra orchestra che ha necessità proprio di confrontarsi. Un ponte di spiritualità tra Betlemme e Tempio, la luce della pace infatti di Betlemme è arrivata al Palazzo Comunale, illuminata grazie alla fede operosa degli esponenti del movimento Adulti Scout Cattolici Italiani Tempio 1. Ogni anno dalla fiamma della Terra Santa ne vengono accese altre che gli scout diffondono in tutto il mondo come simbolo di pace e di fratellanza tra i popoli. La luce della pace sarà portata nelle chiese della Gallura, all'ospedale, al carcere di Nuchis e anche in tante abitazioni. In chiusura uno sguardo alle previsioni meteo, anche a Capodanno infatti in Sardegna ci sarà un clima mite, le temperature secondo le previsioni dell'ufficio dell'aeronautica militare di Decimo Mannu permarranno attorno ai 21 gradi soprattutto sulle coste. Per il 31 è prevista una giornata soleggiata con temperature massime almeno 4 gradi in più rispetto alle medie stagionali del periodo. La ventilazione si presenterà dai quadranti meridionali, per vedere uno sprazzo d'inverno si dovrà attendere fine settimana dell'Epifania, quando arriveranno le prime precipitazioni sul versante orientale, ma le temperature, spiegano gli esperti, resteranno abbastanza costanti sui 18-20 gradi. E con questa notizia concludiamo questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci. TG Live, telegiornale regionale della Sardegna.